Una conferma della vicinanza al territorio e al cittadino e l'impegno concreto e responsabile per migliorare l'ambiente e la qualità della vita, anche attraverso la narrazione. È stato un successo il contest letterario L'energia delle parole che IREN ha indetto nei mesi scorsi e che giovedì 10 maggio 2018 presso il Salone del Libro di Torino ha premiato i vincitori. Una straordinaria partecipazione per la prima edizione del contest, con circa 250 racconti inediti ricevuti e provenienti da tutta Italia. Le aree di riferimento in cui opera il gruppo IREN hanno registrato una maggiore partecipazione, ma grande adesione è stata rilevata anche dalle altre regioni. IREN è molto attento alla cultura, per cui in tutti i territori in cui opera cerca di favorire aspetti culturali di vario genere, dai teatri delle cinque città principali in cui operiamo, da Torino a Reggio Emilia, Piacenza, Parma e Genova, fino a operazioni più piccole che vanno a sostenere iniziative di cultura su paesi anche più piccolini rispetto alle province. Tre i vincitori assoluti che hanno ricevuto un riconoscimento di merito dal presidente di giuria Giuseppe Culicchia. I racconti che ho letto hanno tutti a che fare con il futuro, hanno a che fare con la salvaguardia del pianeta, hanno a che fare con una nuova consapevolezza, credo, sempre più diffusa del fatto che davvero dobbiamo invertire la rotta e dobbiamo fare qualcosa di concreto per il futuro della Terra e per quello dei nostri figli e nipoti. Mi ha intrigato molto il titolo del contest perché l'ho trovato particolarmente originale e probabilmente l'energia delle parole è stata già di per sé fonte di ispirazione, perché è di questo che parla il mio racconto, cioè come trarre energia appunto dalla voce umana. In Africa ho visto tanta povertà, miseria addirittura, ma anche tanta speranza e voglia di rinascere, di svilupparsi, di cambiare le proprie condizioni di vita. Così mi sembrava che fosse bello raccontare queste aspirazioni in un racconto, appunto partecipando a un concorso che parla di uso pulito dell'energia, di fonti sostenibili, eccetera, eccetera. Penso che sia molto vero che siano i bambini a volte a darci la soluzione ai problemi più grandi che ci possono essere, quindi a volte noi adulti, anche per migliorare il mondo che ci circonda, andiamo in cerca di soluzioni tecnologiche complessissime, quando invece a volte bastano gesti molto semplici come Irene raccoglie i rifiuti, che è il modo più semplice per pulire il mondo. A volte basta proprio un piccolo gesto per cambiare le cose. Durante l'evento sono stati inoltre presentati i nomi dei 17 autori che, oltre ai tre vincitori, si sono distinti per bravura e creatività, aggiudicandosi la pubblicazione del proprio racconto all'interno di una raccolta di narrativa inedita che verrà successivamente realizzata sia in versione cartacea che in ebook. Sono stati inoltre conferiti due premi speciali della giuria, rispettivamente al Centro di Attività Diurno Casa di Zenzero per Strana Idea Onlus di Torino e a Giuseppe Donna, allievo della 4B dell'Istituto Avogadro di Torino, meritevoli entrambi per sensibilità e delicatezza nella descrizione narrativa.